Scusa, sono in riunione, ti posso richiamare al Teatro Manzoni di Milano dal 10 di dicembre fino al 2 di gennaio. Vanessa Incontrada, Gabriele Pignotta. Allora, una commedia degli equivoci che è un po' anche uno spaccato generazionale, dei quarantenni di oggi, con le loro fragilità, con la loro voglia di fare carriera, ma anche il bisogno di affetti, insomma, personali. Cosa potete raccontarci riguardo i vostri personaggi e in qualche modo vi siete un po' rivisti? C'è qualche tratto di questi personaggi in cui vi rivedete? Ma io nello spettacolo mi chiamo Alice, sono una donna multitask, nel senso che è una donna che la sua vita è concentrata sul lavoro, è una donna molto indipendente, una donna che va avanti senza paura di affrontare quello che è la vita. È una donna però che non crede nell'amore, nel senso che è una donna che cambia continuamente uomo, non dura più di 72 ore con un uomo perché ha perso questa credibilità sull'amore. Lei è una che non. C'è una frase invece: la coppia è l'inizio della fine, una frase che diciamo nello spettacolo perché lei non crede in questo. I quarantenni, sì, i quarantenni, sai che cosa dei quarantenni? Che credo che c'è una parte che ancora non sa quello che vuole, ha 40 anni, no? Quindi sono sempre alla ricerca di una realizzazione, quindi ecco, il quarantenne ancora è un po' Peter Pan, ecco. Assolutamente, io invece incarno forse l'unico che è rimasto il sognatore. Il personaggio si chiama Mattia perché è un ambientalista, quindi crede fermamente che anche a livello ambientale il mondo debba essere migliore ed è un idealista anche in amore. Infatti, puntualmente viene mollato, preso in giro dai suoi amici perché non riesce a trovare un equilibrio. Ed è un po' la cifra che accomuna tutti i personaggi, quella che nessuno a suo modo ha proprio trovato il centro esatto della propria esistenza e sono comunque tutti ben felici di raccontarsi questi 15 anni dopo l'università che non si sono visti. E in quel racconto, nel primo atto, si ritrova tutto il pubblico, cioè è un passaggio temporale di sentimenti, di emozioni in cui questi cinque personaggi come se fossero se rappresentassero tutto il pubblico. Quindi il primo atto è molto bello per questo, perché il pubblico è seduto lì con noi. Nella seconda parte siamo noi, con la commedia degli equivoci, a far divertire il pubblico, perché diventiamo un po' delle marionette in mano a un Deus ex machina, che non vi rivelo, che ci fa essere appunto protagonisti di questo esperimento televisivo. Quindi diciamo il pubblico vive un'esperienza assolutamente coinvolgente da tutti i punti di vista. Ecco, sarete in scena ovviamente nel periodo natalizio e anche a Capodanno. Dopo questo periodo così complicato, porterete allegria al pubblico. Che cosa vi augurate per il 2022 che sta per incominciare? Beh, di sicuro che questo, se mi viene da pensare che cosa mi auguro, che questo momento così tragico, che il Covid sparisca, anche se la vedo un po' dura perché secondo me abbiamo ancora anni da affrontare, sicuramente non come prima, però mi auguro che tutta questa pandemia passi, che anche se abbiamo ripreso a vivere quasi normalmente, però c'è sempre la paura, no? In tante persone soprattutto, quindi speriamo che tutto ritorni a quello che era prima. Beh, in genere dopo i grandi periodi così un po' bui c'è sempre un rinascimento. Ecco, io spero che veramente si riviva un nuovo rinascimento e sono certo che succederà. E il teatro, secondo me, a naso, sto già fidando che può essere addirittura in questo cambiamento, in questa trasformazione in cui ha sofferto, sta ancora soffrendo un po', veramente sorpreso da come cambierà e secondo me riesploderà e tornerà ad essere protagonista delle serate di tutti gli spettatori di tutto il mondo, e me lo auguro, ecco. Grazie mille.